Qualcuno lassù ci ha lasciato in dote le meraviglie della foresta, da cui tutto è iniziato, quando il mondo esisteva già da milioni di anni. E noi, fragili e goffi esseri umani, muovevamo i primi passi, incerti come quelli di un bimbo. Quegli alberi sono stati tutto per noi. Riparo, cibo, casa, luce e diletto. E poi scuola. Una scuola alla quale abbiamo imparato che la natura poteva essere adattata alla nostra volontà, che non era solo violenza e paura, ma speranza ed intelligenza, abilità e dedizione. Così abbiamo appreso cos'era il legno e le mille cose che potevamo fare senza alcun limite che non fosse nostro. Abbiamo iniziato a costruire oggetti che sempre di più rendevano comoda e bella la nostra vita, ed insieme strutture che sorreggevano le volte di sogni sempre più arditi. Con tutto questo, i nostri antenati hanno fatto conoscere ai molti popoli dell'antichità un sapere fatto di scienza, di forza, di tenacia e di consapevolezza, ma anche di leggerezza e di amore per il bello ed il giusto, in un perfetto equilibrio che eternamente si rinnova. I secoli si sono succeduti ad altri secoli, e l'arte antica di lavorare il legno, per i mille desideri degli uomini, non è stata mai dimenticata, ma ogni giorno affinata. Questa è la terra del design. Un design che incarna l'aristocrazia del pensiero, con le sue forme che si ispirano e che ispirano le mille stagioni della civiltà, la cui industria ha saputo conservare lo spirito delle antiche botteghe d'arte che dal 400 hanno stupito il mondo. Allo stesso tempo, capace di essere al servizio della vita quotidiana, per arredare le nostre case, per stare sotto i nostri piedi, per contenere le nostre cose, per sorreggere i nostri ingegni, per costruire, per dividere e proteggere gli spazi e le nostre esistenze, per aprirci a nuovi orizzonti, con una grande attenzione a quel materiale delle origini, il legno, che primi nel mondo abbiamo deciso che dovesse essere recuperato, sminuzzato e tornare a vivere più bello di prima. Ecco, queste sono le nostre radici. E non solo perché ogni tre passi uno è nella foresta, ma perché il legno è come l'anima, un foglio bianco su cui gli spiriti più alti possono disegnare mondi che poi abili mani faranno diventare reali. Noi disegniamo e costruiamo legno da quando siamo apparsi su queste terre d'Italia. E pensiamo legno anche quando il prodotto finale sarà in un altro materiale. Sarà trasparente come una mattina d'estate. Sarà luce e sarà ombra. Trasporterà il suono o veglierà sul nostro silenzio. E alla fine ci accompagnerà verso altre dimensioni. La gente di Federlegno Arredo ha disegnato questo paese, le sue case, i suoi arredi. E questo paese ha contribuito come nessun altro a disegnare il mondo. E ora siamo pronti a disegnare un futuro più bello e ben fatto, insieme.